trattami come una bambina. Non farlo, MJ. Lascia stare, MJ. Troppo rischioso, MJ. Non avrò superpoteri da ragno, ma non puoi tenermi sotto una teca. Ti sei introdotta in un complesso militare che... Ehi, sai una cosa? Possiamo parlarne un'altra volta? Che ne dici? Cosa hai scoperto su Michaels? Va bene. Michaels è da qualche parte alla Bowery. Sable lo trasferirà domani a mezzogiorno. Perfetto. C'è altro? Stava parlando di Grand Central prima che facessi irruzione, no? Sì, diceva... Non importa. Ascolta, devo andare, Peter. Ho del lavoro da finire. Peter. Questo dimostra che è ancora arrabbiata. Peter. Complimentoni, supereroe. Ah, che stress. Andrò in perlustrazione per rilassarmi. Bene! Missili! A noi missili! Scusate, ora non ho tempo per voi. Ma fate i bravi demoni, magari ci sentiamo poi. È la mamma di Miles. Pronto? Signor Parker, sono Rio Morales. Volevo ringraziarla per aver trovato a Miles un lavoro al Fist. È stato un piacere, ma mi chiami Peter. Signor Parker suona davvero troppo maturo per me. Ok, Peter. Sapevo solo che Miles non era del tutto convinto. Ma alla fine gli ho detto o questo o altra terapia. Lui ne ha bisogno, ma non vuole sentirsi una vittima o essere combattivo. Lo capisco, anch'io sono così. Ne parlerò con May e mi farò trovare lì al suo primo giorno. Grazie ancora. Significa molto per me e mio figlio. Dove sei? Deve scusarmi. L'autobus ha avuto un guasto. Non c'erano taxi. Sarò lì appena possibile. Yeah!
bell'allenamento. Qui comando Sable, attendiamo. Un rapporto sulla situazione ad Houston Nord. Punto di controllo Delta assediato dai demoni. Spider allerta in corso! Spider-Man, ho bisogno d'aiuto. Il mio compagno di stanza è scomparso dalla festa di Halloween. Ok, nome? Chi l'ha visto per ultimo? Si chiama Carlos. Ho analizzato i social con un programma di riconoscimento facciale. E guarda cosa ho scoperto. Brillante. Come ti chiami? Philip Cheng. Ok, Philip. Troverò Carlos. E se viene a sapere di altre sparizioni, avvertimi subito. Ok. Devo trovare il posto che appare in questa foto. Si vede la Statua della Libertà, quindi deve essere parecchio a sud e lontano dall'università. Forse nel distretto finanziario. Se nello scatto compare la statua, deve essere da qualche parte a sud dell'isola. Philip, sto cercando il posto della foto. Quando l'hanno scattata? Il file risale a mezz'ora fa. Sei in gamba. Hai sviluppato da solo il rilevatore facciale. Sì, è il mio progetto di tesi. Spero mi aiuti a trovare lavoro. Se funziona, conta su di me per una referenza. Deve essere a sud della ESU. Forse nel distretto finanziario. Se voglio trovare l'amico di Philip, devo capire dove hanno scattato questa foto. Questo posto non è vicino alla ESU. Devo andare a sud. Una terrazza attrezzata. Stop. Stop. Guardare a me.
la zona sembra questa. Si comportano come gli studenti alla festa di Halloween. Martin Lee deve averli corrotti. In arrivo! Il fuoco di pappa. Devo fare in fretta. Questo era l'ultimo. Cos'è successo? Andava tutto bene, poi una rabbia atroce. Non riuscivo più a ragionare. Ora è finita. Ma eviterei internet, almeno per qualche tempo. Dubbio avrete sentito parlare dei tumulti all'Empire State University. Stavolta non è stata la classica combinazione di sborni e minorili, millennial viziati e ormoni allo sbaraglio. Le autorità non si sbottonano, ma le mie fonti affermano che i demoni hanno drogato gli studenti, trasformandoli in macchine di morte. Che ne è stato di questa città, signore e signori, se dobbiamo temere i nostri stessi figli, i nostri vicini o perfino l'amore della nostra vita? Siate vigili, restate in guardia e tenete d'occhio quel barista con la crocchia che sta preparando il vostro cappuccino magro, o potreste essere i prossimi!